Parli subito della nuova riforma della scuola e cosa lei vede di buono o naturalmente anche che non va? Ci sono tanti elementi sia in positivo che magari negativi nella riforma della scuola. Riferendoci magari piuttosto al settore di campo, come dire, artistico o comunque legato agli audiovisivi, ai nuovi media e i ragazzi nelle scuole, c'è da sottolineare il fatto che la promessa di implementare queste discipline nella scuola non è stata poi portata a termine. Inoltre, per esempio, l'unico tipo di liceo che si occupi un po' di formare i ragazzi in queste discipline dell'audiovisivo e del multimediale ha problematiche legate al tipo di insegnanti, eccetera. Basti pensare che con la recente riforma delle classi di concorso mancano per esempio i laureati del DAMS a insegnare queste discipline nelle scuole, quindi capisce che ci sono degli elementi che non si bilanciano bene. Azione scuola cinema? Molto variegato, personalmente ho trovato tante collaborazioni a livello regionale, nelle scuole, che hanno sempre avuto tanto interesse a fare queste cose. E come dicevo, con il discorso che facevo prima, è chiaro che la formazione in queste cose vanno avanti per forme spot, a seconda delle amministrazioni più o meno favorevoli a contribuire, a seconda anche delle proposte che arrivano dall'università o da altri enti formativi locali. Per cui nel mio caso devo dire che mi sono trovato anche in un ambito abbastanza sereno, nel senso che sono riuscito a portare avanti decine di laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado in questi ultimi anni e anche a come dire, formare sul territorio dei professionisti proprio per portare avanti questi laboratori. È una novità per me questo festival e quando ho letto appunto il titolo ho pensato a tutta una serie di cose. Il drone in qualche maniera c'è l'idea di qualcosa da poter fare in modo ludico, no? L'idea del giocattolo, ma c'è anche l'idea dell'impegno, cioè di qualcosa legato a attività essenziali che si possono fare solo con questi mezzi e non con altri. C'è l'idea delle tecnologie che entrano nella nostra vita quotidiana e quindi immagino per esempio anche i film o i filmati brevissimi fatti da un piccolo drone su un campo di calcio piuttosto che nel cortile della scuola. Certo, sono cose che possono essere interessanti e si possono sviluppare in ambiti scolastici e certamente a noi come università una cosa del genere interessa. Ecco, grazie allora.